qual è la mia professione? Beh, la mia professione è un misto di professioni, mi piace l'oreficeria, mi piace la scultura, mi piacciono le materie scientifiche e io sono un po' il risultato di tutte queste cose che cerco di portare in forma attraverso dei pezzi di oreficeria. Io penso che ci siamo divertiti, hanno lavorato sodo, il laboratorio non era un laboratorio finalizzato alla realizzazione di un oggetto, semmai la distruzione ciclica di ogni sperimentazione per testare, portare al limite il materiale, vedere cosa succede, perché se si inventa qualcosa è grazie agli errori e non grazie alle certezze, se si vuole inventare qualcosa bisogna sbagliare. Stefano è un artista del gioiello contemporaneo di fama internazionale e credo sia molto importante per gli studenti il suo approccio sperimentale, appunto una visione trasversale del gioiello tra scultura, ricerca, tradizione tecnica. Farli capire come da esercizi molto semplici che siano uguali per tutti possano poi essere applicati in maniera sorprendente e completamente diversa a seconda della diversa prospettiva del singolo e quindi individuale. Il gioiello è una delle più antiche forme di arte, presente in tutte le culture, quindi esprime una necessità esistenziale. Quello che piace a me è giocare con i metalli e cercare di pastrocchiare per ottenere qualcosa che sia in grado di sorprendermi. Se la personalità di chi lo fa riesce a entrare in risonanza con la personalità di chi lo indossa, l'oggetto non è invasivo e questa per me è la definizione di un buon gioiello. La curiosità è fondamentale, cioè se ci si accontenta di un risultato gradevole si ha il fiato corto secondo me oggi. Più ancora della creatività, se sei curioso l'invenzione creativa arriva automaticamente.